Il Teramo saluta la Coppa Italia e lo fa sul campo della Viterbese, che si impone per 1-0 grazie alla rete decisiva nella ripresa di Mario Pacilli. Con Pacini tra i pali, il giovane celentano a destra e qualche novità. Nell'11 iniziale Maurizi vede le prime avvisaglie di una serata nella quale i laziali hanno maggiori motivazioni già al sesto, quando Baldassin, favorito da una chiusura non perfetta di Piacentini, prova la via della rete mancandola di un soffio di testa. Il Diavolo gioca un discreto primo tempo, accappa da piazzato, manca un po' di precisione. Al decimo Pacilli, con un traversone calibrato, pesca la testa di Polidori, debole, ma sulla ripartenza Zecca brucia Atanasov e coda e dovrebbe solo trafiggere Valentini, ma l'attaccante sbaglia la cosa probabilmente più semplice. Questo è il momento migliore dei biancorossi, ancora Zecca con l'esterno piede, al quarto d'ora non inquadra la porta, dalla parte opposta Pacini sbaglia l'uscita, ma Mignanelli non ha angolo a sufficienza per trovare la strada del gol. Il portiere del Teramo però si riscatta al 26esimo, Sini pennella col mancino da punizione, coda prende l'ascensore e indirizza bene il pallone in porta, ma l'estremo difensore con la mano sinistra e la traversa riesce a sventare la minaccia. Una parata davvero splendida per il toscano, che si ripeterà anche a fine primo tempo. Prima però ci prova Barbuti dalla distanza, conclusione potente ma centrale. Prima dell'intervallo doppio squillo viterbese, il tiro basso di Mignanelli trova il piede ancora di Pacini a dirgli di nuovo di no. La pressione dei padroni di casa si alza e Pacilli avrebbe una gran palla da girare in rete, ma manca il bersaglio grosso, con le due squadre che vanno a riposo sullo 0-0. La ripresa è decisamente meno spettacolare, ma con un Pacilli ancora scatenato. La conclusione al 50esimo è fiacca, larga quella da piazzato di Barbuti. Calabro però all'ora di gioco pesca il jolly della panchina, dentro De Giorgi ma soprattutto Van de Putte, che prende il posto di Cenciarelli e ci mette 3 minuti per risultare decisivo. Sua l'azione sulla destra del 63esimo e l'assist proprio per Pacilli, piattone sinistro sul primo palo. Stavolta il Teramo capitola e sarà il gol che varrà la qualificazione per la Viterbese, perché il Teramo, nonostante gli inserimenti in corso d'opera di De Grazia, Sparacello e Spighi, non sembra avere le motivazioni per andare a riequilibrare la partita. Anzi, è proprio De Giorgi a rischiare di chiuderla al 66esimo col diagonale fuori, mentre Pacini deve superarsi al 70esimo su Mignanelli, liberato dall'assist illuminante del solito Pacilli. Finisce 1-0 dunque e ai quarti va la Viterbese, che se la vedrà con il Pisa. Per il Teramo un buon test in vista di domenica, quando la partita sarà da non fallire, perché al Bonolis arriva la Fermana, uno di quegli appuntamenti da non sbagliare sulla strada che porta alla salvezza.